Se siete degli amanti degli sparatutto e siete alla ricerca di una nuova tastiera, dovreste dare un occhio alla Asus ROG Strix Scope, una tastiera sviluppata proprio da Asus divisione Republic of Gamer per tutti quei giocatori che amano gli FPS. Parliamo di una tastiera full size, quindi 110 tasti comprensivo di tastierino numerico, ma dalle dimensioni compatte. Infatti i bordi di questo prodotto sono molto risicati e quindi ridotta all'osso per quanto riguarda le dimensioni. Stiamo parlando di una tastiera che nella parte superiore è completamente in alluminio, pesa 1070 grammi, un chilo in sostanza, e risulta bella massiccia una volta tenuta in mano. La parte posteriore e tutto il resto della tastiera è in plastica rigida. Nella parte frontale troviamo il logo ROG retroilluminato, così come è retroilluminata ovviamente tutta la tastiera. Tastiera RGB che può donare giochi di luce personalizzati tramite l'Aura Sync e l'Asus Crate, che è il software che va a gestire tutto quello che è il comparto luci e colori della tastiera. Sul retro troviamo nuovamente un logo ROG e un passacavi per il cavo USB per far rimanere in ordine praticamente la tastiera sulla scrivania. Andiamo a parlare di quelle che sono le caratteristiche che rendono questa tastiera indicata per l'utilizzo degli FPS. Sostanzialmente ROG cosa ha fatto? Ha raddoppiato le dimensioni del tasto CTRL e ha ridotto le dimensioni del tasto Windows. Praticamente con il tasto CTRL raddoppiato nelle dimensioni non possiamo sbagliarci in fase di pressione del tasto, non possiamo scambiare il tasto Windows per quello CTRL, andando a aumentare l'efficienza in game. Non solo, l'azienda ha voluto anche aggiungere un pulsante che ha chiamato Stealth. Sostanzialmente è in corrispondenza del tasto F12 ed è un pulsante che una volta premuto riduce e nasconde tutte le finestre e le applicazioni che avete aperte a schermo e taglia completamente, riduce a zero l'audio di qualsiasi cosa voi stiate riproducendo. Quindi sicuramente l'ideale per situazioni di privacy estrema, e appunto l'azienda l'ha voluto chiamare tasto Stealth. Parliamo un secondo di Switch. In questo caso tutte le tastiere Scope sono dotate di Cherry MX per quanto riguarda gli Switch. Nel nostro caso abbiamo provato la versione Red, ma sono a disposizione anche tastiere con Switch Cherry MX blu, marrone, nero, Speed Silver e Silent Red. Nel nostro caso appunto la Red, quindi una risposta lineare e piuttosto veloce in pressione e una silenziosità in fase di battitura. Abbiamo una reattività solo dopo, appena dopo, scusate, i 2 mm di pressione, pulsante che scende completamente di 4 mm. Ci siamo trovati molto bene provandola e sicuramente abbiamo una sensazione di digitazione molto morbida. Ho parlato di tasti particolari, abbiamo anche le macro e queste sono gestibili sempre tramite l'Asus Crate e abbiamo quindi la possibilità di personalizzare le macro e andarle ad utilizzare in fase di gaming. C'è la possibilità di fare uno switch dalla modalità lavoro, diciamo, alla modalità gaming per quanto riguarda le luci. Basta appunto premere i tasti funzione appropriati per fare un cambio immediato di giochi di luce ed entrare totalmente in modalità gaming. All'interno della confezione troviamo anche quattro tasti sostitutivi, parliamo della W, la A, la S e la D, classico WASD,
che è assolutamente la combinazione di tasti che vengono utilizzati per muovere i personaggi negli FPS, di colorazione silver, quindi argento. Abbiamo anche un keycap remover per poter sostituire appunto questi pulsanti, questi tasti. E ovviamente una volta inseriti i tasti silver all'interno di una tastiera che è completamente nera, abbiamo un colpo d'occhio immediato su quelli che sono i tasti da premere per muovere il personaggio. Insieme alla tastiera ASUS ci ha anche inviato il suo gaming keycap set, ovvero praticamente una scatoletta con all'interno dei tasti sostitutivi che vanno a sostituire quelli di serie della tastiera. Abbiamo i tasti QR e ASD, quindi Q, W, E, R e ASD, più il tasto ESC. Il tasto ESC è completamente rosso con il logo ASUS argentato in rilievo ed è completamente in alluminio. Gli altri tasti invece sono neri, ma non sono un nero lucido come quelli standard che troviamo insieme alla Strix Scope, ma sono verniciati di nero opaco e sono ruvidi. Andando a sostituire questi tasti a quelli di serie della Scope, andiamo a ricreare quello che è il logo ROG, donando sicuramente un colpo d'occhio e un'estetica molto molto gradevole alla nostra tastiera. Parliamo un secondo del prezzo di questa ASUS Strix ROG Scope. Non è sicuramente un prezzo molto molto contenuto, stiamo parlando di 150-160 euro circa, ovviamente acquistabile online. Non è un prezzo contenuto, ma stiamo parlando di una tastiera dalle finiture e dalla qualità costruttiva assolutamente di primo livello. Stiamo parlando di ROG, che è assolutamente al top per quanto riguarda tutte le periferiche che produce e commercializza, e stiamo comunque parlando di una tastiera che è pensata specificatamente per un certo tipo di utilizzo. Per quanto riguarda questa video recensione è tutto, qua nel link in descrizione troverete la recensione completa con fotografie e quant'altro. Vi esorto a lasciare un commento qui sotto il video, seguiteci sul canale di YouTube e sui social, in particolar modo su Instagram. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione un saluto, a presto, ciao!